Tutto pronto nei giardini della frazione di Tombaccia a Fano per la 12ª edizione della Festa del Fritto, la festa più gustosa della città. Dal 7 al 9 luglio musica, intrattenimento e buon cibo accoglieranno i tanti visitatori che potranno gustare tante prelibatezze fritte e non solo, per poi ballare sulle note delle tre orchestre nel palco centrale. Quest'anno abbiamo rivoluto fare le tre giornate di festa dove, come solitamente anche negli eventi scorsi, partirà alle 19 praticamente tutta la parte culinaria e enogastronomica, poi ci saranno a contorno lungo la strada di via Tombaccia e davanti alla pista polivalente dove si svolgerà la festa, ci saranno i mercatini, ci saranno un luogo di incontro per i bambini con giochi eccetera. E poi alle 21 avvieranno praticamente le orchestre che saranno sia il venerdì, sabato e domenica, tre orchestre diverse. Il venerdì 7 praticamente abbiamo Mangani e Alessandro, mentre il sabato 8 abbiamo Ioselito e domenica 9 i Balla Onda. Saranno preceduti da manifestazioni ballerine, praticamente la manifestazione si svolgerà con gli stessi canoni degli anni precedenti, anche perché in effetti la manifestazione era riuscita, per cui ci auguriamo che anche quest'anno la frequenza sia analoga a quella degli scorsi anni. Straccetti e bombette fritte, le novità di questa edizione, tutte da gustare. Maurizio, che cosa proporrà quest'anno la vostra cucina? Dei primi di pesce, primi di carne, abbiamo dopo i spiedini, abbiamo un po' di tutto, dal frittura a tutto quanto, piedine, sortite, facciamo, dal fritto di pesce, dal fritto di tutte le olive, pastellati, abbiamo un po' un assortimento di tutto. Gli eventi estivi nei quartieri che animano la nostra città. La festa del fritto è un must, devo dire che sono tantissime le persone che grazie a questo evento hanno conosciuto questo quartiere e coloro che vi abitano per tre giorni, dove ovviamente enogastronomia, musica, divertimento e di fatto quel modo di stare insieme piacevole saranno insomma al centro dell'attenzione in un evento che raccoglie tutta la comunità di Tombaccia e che accoglie tante persone veramente da tutta la città.